persone che hanno acquistato il biglietto, anche i nostri musicisti sono arrivati con un po' di ritardo, oggi è più trafficato dell'altro, comunque noi andiamo avanti, speriamo che prima o poi riusciamo a riempire i posti che sono stati già venduti. E questa essendo l'ultima serata, come le ultime serate, è la serata dei ringraziamenti a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa manifestazione. L'amministrazione l'abbiamo già ricordata, abbiamo ricordato le persone che in passato ci hanno dato la possibilità di portare avanti questo festival. Oggi mi sembra giusto ringraziare innanzitutto gli artisti che si sono esibiti nelle giornate precedenti e soprattutto quegli artisti locali che hanno dato la loro disponibilità per fare da opening act, da aperture agli artisti. Quindi un grazie di cuore a Giovanni 5 che ci ha allegato per la prima serata. Un grazie di cuore ai 12 corde che sono stato l'altro gruppo che ha aperto la partecipazione NARA. Un grazie, permettetelo di dire, ai ragazzi dei fonici e le luci, Antonio Giancarlo e i collaboratori, che ci hanno costituito un audio veramente meraviglioso. Noi ci rendiamo conto che dalla chiesa a passare al teatro c'è stato un grande miglioramento, ma anche riuscire a creare l'acustica buona all'interno di un teatro è opera sempre di grandi professionisti che lavorano e che conoscono bene le dinamiche del suono. Un grazie di cuore. Non l'ho detto, ma me lo ricordavo qualche giorno, mi devi scusare Paolo. Allora, la mostra che vedete all'interno della sala sono le foto di alcune edizioni di Suoni Divini del nostro bravissimo fotografo che sta là. Ricordate, se qualcuno comanda matrimoni, feste e battesimi del progetto, Paolo Bellizzi, che ormai da 15 anni è diventato un marchio proprio di fabbrica, le sue foto sono inconfondibili. Le potete cercare sia sul suo profilo Facebook, sia sulla nostra pagina Facebook, sia ovviamente